volontaria il mercoledì e il giovedì nel mezzogiorno per la distribuzione pasti e il venerdì sera per quello che c'è da fare. Mi piace di più, non nella San Vincenzo, nella struttura di questa cosa, essere utile a chi ha bisogno di un pasto caldo e porgerlo con grazia, con normalità, come se fossero a casa. Smesso di lavorare overtime e avendo lavorato da sempre tutt'altro genere, tutt'altre cose, mi sono trovata spiazzata, mi sono guardata in giro rendendomi utile per quello che potevo. Non sono una santa perché nel mio tempo libero ci stanno anche tante cose mie piacevoli. Anche questa è piacevole, utile, le altre sono utili solo a me. Mi hanno definito, lo dico, la loro mamma, quindi la mamma di che cosa si preoccupa? Anche se uno è raffreddore, quindi bisogna dargli l'aspirina. Se uno non è capace di salutarti in italiano, perciò bisogna insegnargli qualcosa di italiano. Vi garantisco di avere da parte loro tanta riconoscenza. La dimostrazione è che tornano. Loro arrivano da noi veramente alla ricerca di un posto letto, però sanno che trovano anche una cena tutte le sere. Ho imparato a essere un po' diffidente, a non credere a tutto quello che mi dicono, però a volergli bene, questo sì. Questo centro è nato per iniziativa di alcune persone che volevano trovare il modo per stare con la gente anziana, che era la fascia meno aiutata. La cosa proprio che più è la nostra è lo stare insieme con loro, dargli un po' di serenità, dargli un po' di allegria, e ci siamo accorti che stando lì vicino e ascoltandoli anche i loro piccoli problemi, quando escono sono molto più sollevati, perché abbiamo condiviso con loro magari un momento che si sentono un po' di sconforto, un po' in crisi, e questo è tutto quello che noi facciamo qua dentro. Diventa un modo proprio per stare con loro, e devo dire che personalmente, che è 2 anni che sono a testa in giù in questa realtà, io ho ricevuto molto molto di più di quello che ho dato. Ti senti parte della loro tradizione. Siamo specializzati nel trasporto di persone anziane in carrozzella, che finora non avevano una risposta. L'associazione Costruiamo il Futuro si è dimostrata molto sensibile alle nostre necessità. Nel momento in cui abbiamo avuto l'esigenza di rinnovare il parco macchine, ci è arrivato un contributo cospicuo che ci ha permesso di sostituire l'automezzo, il pulmino equipaggiato per il trasporto di persone handicappate, e siamo diventati un buon riferimento.